Buon Natale 2018 a tutti i bellunesi residenti in provincia e a tutti quelli che si trovano fuori dal territorio provinciale, regionale e nazionale, a tutti i bellunesi nel mondo, come il nostro motto, vicini, lontani, mai soli. Tanti auguri a coloro che non stanno bene, che sono ammalati. Un abbraccio ai familiari di tutti coloro che se ne sono andati in questi ultimi mesi e in particolare in queste ultime settimane. Avremo modo di ricordarli uno per uno durante le prossime manifestazioni del 2019. L'associazione vi saluta con delle novità importanti. Intanto abbiamo superato i 2 anni della radio ABM con numeri di ascolto incredibili, soprattutto i nostri notiziari, le nostre rubriche sono molto accolte favorevolmente da tutti. Ne ho avuto io esperienza nel mio ultimo viaggio in Sud America, come sono informati attraverso i nostri canali, la nostra biblioteca, il nostro museo, la nostra Aleteia, centro di documentazione operativo, grazie alla vicinanza di tanti sponsor pubblici e privati. Non posso non ricordare l'aiuto che la Fondazione Cari Verona ci ha dato in questi anni, contributi a livello ministeriale e a livello della Regione Veneto, per non parlare delle piccole, grandi e medie aziende della nostra provincia, che ci sono vicini, chi con il calendario, come la Rolmek, chi come altre iniziative come il raduno prossimo tra qualche giorno di bellunoradici.net presso l'azienda Unifarco e via via. Grazie a tutti i volontari dell'associazione che ci danno una mano anche per la raccolta della pubblicità, a tutto il comitato di redazione della nostra rivista mensile che è molto ben seguita. Molti sono anche in questi ultimi giorni coloro che sono bellunesi, che non hanno avuto una storia propria di emigrazione, che si sono iscritti ai bellunesi nel mondo dopo aver partecipato ad alcune iniziative e ad alcuni eventi. Alle famiglie ex emigranti che sono presenti nella nostra provincia e che sono il motore trainante di tutta l'attività dell'associazione, ai nostri dipendenti, al nostro magnifico direttore, a Simone, a Stefania, a tutti i volontari che sono disponibili ad aprire anche le nostre sedi anche durante il fine settimana su richiesta. A tutti i soci, indistintamente al consiglio direttivo e a tutti quanti coloro ci sono vicini anche per consegnare la documentazione che va a rafforzare e arricchire il nostro museo multimediale interattivo. Sono tantissime le documentazioni, le fotografie e le carte antiche che ci vengono consegnate e poi noi le restituiamo. La nostra associazione è consapevole di essere un punto di riferimento a livello nazionale. Siamo orgogliosi di aver firmato qualche settimana fa il gemellaggio con il Museo delle Spartenze in provincia di Palermo e siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento per le altre realtà fuori della Regione Veneto, in particolar modo i progetti di collaborazione con i trentini nel mondo, con i friulani nel mondo, con i giuliani nel mondo, come l'ultimo recentissimo di qualche settimana fa presso l'ambasciata italiana a Brasilia sulla mostra dei profughi istriani, fiumani e dalmati. Ma sono tante altre le iniziative che porteremo avanti anche nel 2019, a partire dal convegno del 19 gennaio con il sottosegretario Riccardo Merlo, che spero confermi anche quel 10% che manca per la sua presenza, ad un appuntamento importante che farà la storia e ricostruirà
gli episodi che 50 anni fa hanno portato all'approvazione della prima legge italiana a tutela dei malati di silicosi. E via via, per arrivare poi alla nostra tradizionale assemblea e alla festa dei Brunesi nel mondo, che quest'anno si terrà a luglio in comune di Canale d'Agordo, per omaggiare il nostro Santo Padre Papa Luciani, e poi il prossimo appuntamento di dicembre per la 20ª edizione del Premio Internazionale dei Brunesi che si sono distinti nel mondo. Buon Natale a tutti, buon fine anno e buon 2019, ricordandovi che noi siamo un'associazione di volontariato, le nostre porte sono aperte a tutti coloro che bussano alla nostra porta. Se poi vi farete anche l'iscrizione, noi siamo ancora più contenti.